Nuova puntata di Luce San Martino. Stasera facciamo concorrenza a Sanremo, ma non c'è storia, non c'è partita. Scegliete voi. Se ci state ascoltando avete già scelto e non ve ne pentirete, perché San Martino è San Martino. Eccoci amici di Radio Fra le Note, siamo con un amico, che mi ha accompagnato in tantissimi anni quando ero donna da Renzano, ed è qui che sta aspettando di fare un intervento. Non siamo più al padiglione 6, ma siamo al sesto piano del monoblocco. E, insomma, volevo fare una dedica. Io voglio dedicare una mia preghiera, perché poi è quello che conta, è quello che non solo mi hanno insegnato sempre, ma Don Roberto me l'ha resa una felicità, che è una cosa un po' diversa, per conto è pregare, un conto è pregare contenti. E io, guardate ragazzi, la cosa più importante della vita non sono tutte le cose belle che possiamo avere, che poi non ci sono più a un certo punto, l'unica cosa che rimane è quello che abbiamo dentro di noi. Le cose che rimane è il rapporto con Gesù e con la Madonnina, perché mi ha insegnato tra l'altro che io mi ricorderò sempre, ci andrò sempre, da che la Madonnina, io sono andato sempre alla Madonna di Međugorje, è veramente la nostra mamma, è meglio di lei, chi ci può proteggere? E ci dobbiamo tornare, quindi fai presto a rimetterti. Certo, certo, bisogna che torniamo, sì, e come torniamo? C'è un discorso aperto. Ciao Frank. Grazie, grazie a tutti, arrivederci. Eccoci amici, insieme a Concetta. Ciao Concetta. Ciao, come stai? Io bene. Volevi fare una bella dedica, vero? Sì, volevo ringraziare a tutti i dottori del reparto e magari pure a qualcuno che sta nel cuore, e specialmente a Rita. Rita mi sta nel cuore tanto. Perché abbiamo giocato insieme. Volevo dare tanti saluti a tutti i sammaritani, alle missionarie. Rosa, ti voglio bene, Silvana, proprio tutte quante insieme. Volevo ringraziare a mia sorella, anzi, le mie sorelle, che mi sono tutti i giorni accanto, anche se a distanza, i miei fratelli, Napoli e Genova, non è che stiamo vicino, così come si ha. E voglio ringraziare a Don Roberto, a Don Agostino, sono delle brave persone. Vi volevo solo raccomandare. Allora, padre Roberto, venerdì un concerto giù a scuola, ad Afragola. A un concerto giù ad Afragola. E quindi lui starà a quale ora? Alla scuola Rita Levi Montalcini. Avete, hanno sentito? Sì, sì. Però vi volevo lasciare a tutti quanti con un bacio. A tutti quelli che ho nominato e qualcuno che mi sono dimenticato. Quindi io vi do tanti di quei bacioni. Ma poi le mie nipotine ancora di più. Io se metto tutti insieme le scioglie nella cioccolata e così esce fuori una buona cremina. E come? Allora andiamo a ascoltarci una bella canzone. È iniziato Sanremo e quindi scegliamo una canzone bella di Sanremo, va bene? Ok? Non ho visto proprio. No. È perché sta andando in contemporanea con noi e quindi andiamo a cercarci una bella canzone di Sanremo, va bene? Ciao. Ciao. Ciao a tutti, sono Valentina, volevo dedicare Angie dei Rolling Stones a tutte le persone che vivono nel dubbio, che aspettano una risposta. Ciao, un bacio a tutti. Amici di Radio Fra le Note, siamo qui e siamo insieme a Gian Pietro. E con lui stavamo parlando delle cose belle che quando sei qui le apprezzi ancora di più e non sono così scontate, vero? Sì, è vero, non sono così scontate, anche perché nella vita si pensa che sia tutto normale, tutto quello che accade
sia normale sia dovuto, invece nei momenti difficili si capisce veramente che si deve apprezzare qualunque momento e qualunque attimo della propria vita. Ti trovo sempre a leggere, quanto è importante leggere? Più cose si sanno e meno sbagli si fanno, questo è quello che penso io. Don Milani diceva: una parola che non conosci oggi è un calcio in che prenderai domani. Bene, quindi continuiamo a leggere, sarà meglio, sarà meglio. Ciao, sono Galario Maria, mi trovo a Genova nel centro San Martino, ho effettuato già un trapianto di midollo, adesso stiamo aspettando tutte le risposte che sicuramente il Signore mi darà positivamente, perché questo è un centro meraviglioso dove ci sono persone molto molto in gamba e che Dio deve benedire le loro mani. Vero, 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 vero. E poi? E le loro menti, a illuminare le loro menti per veramente per dare sollievo, perché la sofferenza è tanta tanta che ci sta, chi ci sta in ascolto e ad affede, vi prego veramente di pregare, di mettere questo centro davanti al Signore affinché possa sempre prosperare sempre di più, e le menti che ci sono Dio le deve benedire, e i giovani che ci sono che devono crescere in modo ancora ancora meglio di questi qua che già ci stanno, perché se l'esempio è buono sarà anche il cammino sarà buono e faranno delle cose meravigliose anche loro, perché tutto questo appartiene a Dio. Noi crediamo che le cose buone vengono tutte dal Signore. Dio vi benedica. Poi voglio dedicare questa canzone ai miei quattro figli, Antonella, Alessandra, Emilio e Emanuele, due maschi e due femmine, cioè i miei cinque nipotini, a Sara, Matteo, Deborah, Simona e si è Susannina piccolina, è Susanna, me la chiamo Susannina, è la mia nipotina piccolina, la più piccola, e la più grande c'ha 12 anni. Dio vi benedica tutti quanti, il Signore sia sempre con voi. Dio è grande, buono e misericordioso. Amen. E andiamo verso una terra promessa. È una terra, andiamo verso una terra. Ero Stramazzotti, andiamo ad ascoltare. Sì, grazie. Rita, che meraviglia, ma non sapevo che avevi una figlia così bella. I figli innanzitutto in generale sono le gioie, voglio dire, della vita. E poi lei è di grande sostegno nonostante sia così giovane. Come ti chiami? Vittoria. Allora, un nome, una profezia. Vittoria. Va bene, presto a casa con la mamma, va bene, che poi devi tornare a lavorare. È vero, anche velocemente. Vitto, una canzone che ti piace, così su due piedi, la mettiamo. Il conforto, okay, di Tiziano Ferro. Quella è la vostra canzone. Mamma, mi siete messi d'accordo? Sì. Allora ce l'andiamo a sentire. Ok. In contemporanea con Sanremo, ma meglio di Sanremo, qui le luci sono vere. Sì. Allora facciamo. Anche i fiori sono veri. Sicuramente. Una buona serata a tutti. Siamo sempre qui a Padiglione 6 Primo, ematologia dell'ospedale San Martino. Facciamo una bella dedica ai nostri pazienti e comunque al nostro Don Roberto, che io tutte le volte gli dico che è meraviglioso, ma è meraviglioso veramente. E quindi dedico questa bella canzone meravigliosa dei Negramaro a tutti i nostri pazienti e al nostro Don Roberto. Tantissimo affetto. Grazie alle Caterine. Grazie a te, Rob. Grazie a te, Rob. Vero che qua ci sono i fiori più belli. Vero. Vero, vero, vero. Amici, siamo con Leo. Bueno, saludo a todas las personas de Italia que logran escuchar la radio Note 810. De verdad aquí desde Cámara Estérica, Pabellón 6. Vine a dedicarle una canción a mi esposa, que ayer estábamos cumpliendo 19 años de casado, y la canción se llama Sin Ti No Valgo Nada, de un cantautor de música criolla, música autóctona de Venezuela, se llama Carlos Guevara. Así, si me oye cualquier venezolano que logra oír esta radio, sabrá de lo que le estoy hablando.
Y bueno, un cordial saludo para todos. Aquí estamos agradecidos con estos médicos que cada día ponen de su parte para mejorar nuestra salud. Y aquí con el amigo... El amigo aquí que siempre está con el apoyo a todos a todos nosotros. Se le quiere, un abrazo y fuerza para todos. Buenos días, San Fernando. Amici, siamo insieme a Giuseppe. Occhi meravigliosi. E Giuseppe vuole fare una dedica. A chi? Agli amici dei Barlolli, mamma Maria dei ricchi e poveri. Vai. Avevo ragione, amici. È stato bello. Meritava. Come sempre. E io vi ringrazio per essere stati con noi. Sono pronto a passare la linea a Marilena e a Gianni per una nuova puntata di Calibro 90. Certo che passiamo da dei Calibro 90 ad altri Calibro 90, quindi il martedì sera su Radio Frannote davvero merita. Ciao.